È facile pensare come in un congresso come questo le novità, la tecnologia siano l'elemento fondamentale di incontro e di discussione, e così è, ve ne sono di straordinarie, ma non dobbiamo dimenticare che il lavoro quotidiano si svolge in un ambito che è ancora particolarmente critico e difficile per molti, moltissimi aspetti. Ecco che ritrovarsi coesi, superare queste distinzioni che a volte ci sono state, riporta ad una condizione in cui ci si pone con la volontà di superare le difficoltà, in nome ovviamente dei risultati, della possibilità di dare ai nostri malati sempre migliori outcomes. E questo deriva anche dalla consapevolezza, è un luogo che rende appieno il significato di quanta importanza si debba attribuire a una classe che, come nel passato, oggi ancora di più, ha bisogno anche del sostegno delle istituzioni, delle autorità. Tutto questo oggi lo si avverte in modo positivo. Questa forza deriva dalla consapevolezza di poter riunire tutte le realtà chirurgiche, non solo quelle specialistiche, che riconoscono in questo momento di unità la possibilità di attuare le loro istanze, di porsi in modo unitario, di far comprendere quelle che sono le difficoltà. Sarà un volano per poter attuare quelle che sono le intenzioni, in special modo della Società Italiana di Chirurgia, che è la più anziana delle società, che è costituita da tutte le componenti chirurgiche e vuole testimoniare proprio questo. Il futuro sarà quindi di maggior spinta verso i giovani, la loro formazione così complessa, così difficile e articolata, che va gestita in previsione di momenti ancora più difficili, vista la possibilità di andare all'estero, che è un'opportunità ma non deve essere un limite per i nostri giovani. La possibilità di riaverli qui da noi per acquisire ancora maggior capacità di attuare quanto hanno imparato all'estero è destinata e deve essere il miglioramento di tutto il nostro paese, questo tipo di visione che oggi vogliamo sottolineare e vogliamo ribadire. Paradossalmente, i cambiamenti straordinari che ci sono stati dalla costituzione della nostra società più di 130 anni fa hanno abbracciato ogni ambito dell'attività umana, dalla politica, ai governi, all'educazione, alla famiglia e così le professioni. Però nel suo intimo la professione del chirurgo rimane straordinariamente la stessa, proprio perché è basata su di un rapporto che è quello con il paziente, che non è mai mutato e non dovrà mutare. Certamente ha delle articolazioni diverse oggi, articolazioni diverse per la consapevolezza del paziente, che è un elemento di empowerment, viene definito così, cioè di miglioramento del rapporto per poter sfruttare questa conoscenza del paziente in favore del risultato che vogliamo ottenere. Può essere un momento anche di critica per quella che è la proposta che il professionista può portare, e a volte può essere un elemento di difficile gestione là dove si incontrano delle divergenze, e ovviamente faccio riferimento al contenzioso medico-legale. È una distorsione che si è realizzata e che si è accentuata sempre più negli ultimi anni, tanto da portare in modo così pesante alla fuga dalla vocazione chirurgica. Oggi sappiamo bene come le scuole di specializzazione in chirurgia siano ormai fra gli ultimi posti, fra quelli ambiti dai nostri giovani medici. Ed è un paradosso, vista la forza, la passione con la quale questo lavoro, che in genere in un giovane viene a essere attratto da questo tipo di attività. Questo deriva anche e soprattutto dal fatto che i giovani riconoscono nelle attuali generazioni più avanti, che hanno vissuto questo cambiamento, un allontanamento e una perdita di interesse che loro colgono e che quindi si frappone alla loro scelta. Credo che
lo abbia ben capito l'istituzione, ha tentato di dare una risposta con l'introduzione della legge Gelli, ha bisogno di essere attuata, ci sono molti ostacoli alla sua attuazione pratica e sappiamo bene che non c'è stata un'accelerazione purtroppo in questo momento, cosa che invece auspichiamo. Dovremo lavorare per superare queste difficoltà e renderla attuabile per far sì che cambi questo scenario. L'impegno per il prossimo futuro, il biennio che andrò a guidare, è in primo luogo verso la coesione fra tutte le società, perché come dicevamo prima si è ormai colto e condivisa la necessità di andare verso una unicità di protezione che anche la società deve dare. Quindi il lavoro sarà tutto svolto in questo ambito, salvaguardando tutto ciò che c'è di tradizione straordinaria, di costruito nel passato, per superare quelle che sono state alcune ragioni che hanno forse ormai in modo già sorpassato, creato divisioni che oggi non hanno più ragione di essere. Lavoreremo perché tutti i valori delle singole vengano portati verso un unico alveo.